Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Porky e oggi siamo tornati qui su Devil May Cry 3. Nella scorsa parte abbiamo fatto il tutorial, ovvero l'invasione dei morti di fame, diciamo così. Nella casa di Dante. Oggi invece iniziamo la prima missione. Roba da matti. L'azione violenta o una strana visita. Bene. Allora, i comandi sono: allora, R1 aggancia, triangolo attacco corpo a corpo, con quadrato si spara, con cerchio azione stile esamina, con X salto, con R3 muovi telecamera. Vabbè, non penso che R3 sia stato un comando sulla PS2, però vabbè. Allora, con L3 no, okay. Con L3 sposta personaggio cursore, per Alex invece provocazione. Quindi premuti il tasto R1, quindi premi il tasto L3 per cambiare l'obiettivo agganciato. Nota, solo per la configurazione dei comandi predefinita. Ok. Allora, stella vitale. Potere spirituale creato usando l'alchimia. Ripristina un po' del potere vitale perso. Stella vitale L. Ah, è la versione aggiornata. Stella diabolica. Vabbè. Acqua santa che consente di illudere i demoni. Provoca danni enormi ai nemici vicini. Molto bene. Guardate. Che cavolo, che... Ah, dai, dai, eh. Ah, che cavolo, dai, che... Ah, dai, che... che cavolo, cioè... Vela rossa, magica pietra rossa di sangue demoniaco cristallizzato. Occhi agli dei per avere nuovi poteri. Che cosa? Cioè, ogni cosa mi... Attacco a distanza ravvicinata. Gli attacchi cambiano in base alla tempestività con cui premi il tasto triangolo. Ok. Attacco a lunga gittata. Quindi premuti il tasto usato per sparare.
Premi direttamente il tasto triangolo per sparare direttamente al nemico usando Ebony e Ivory. Premi il tasto triangolo mentre salti per sparare mentre sei in aria. Ah. Dai, ma perché non? Quella verde, magica pietra verde al liquido demoniaco cristallizzato, restituisce potere vitale perso. Aggancia. Qui vi muti il tasto R1 per agganciare il nemico. L'attuale nemico agganciato verrà vitalizzato con un cursore. Non agganciate un nemico, premi il tasto L3 per cambiare obiettivo. Rialza? Sì. Sì, rialza. Molto bene. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Abbiamo completato la missione. Ah, praticamente ogni parte che farò di questo trovato è a Cappa Demoni e B. Molto bene. Allora, stavo dicendo, farò questo gameplay a parti. Come parti si intendono le missioni, quello si intende a missioni. Quindi prima di andare avanti possiamo concludere qui la parte. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.